Allora, questa è la prima intervista reciproca, ok? Quindi non poteva che essere con Simone Frignani, ideatore del cammino di San Benedetto, quindi noi lo faremo con tutti i camminatori durante tutto l'anno. Allora, la prima domanda è: ma chi te l'ha fatto fare? Bella domanda! Di donare alla giuria, a Lazio e all'Umbria questo nuovo cammino che compie l'undicesimo anno. Sì, sì. Ma insomma è stata una scoperta anzitutto per me, no? Quindi c'è la passione per il cammino, senz'altro, che un po' è nel mio DNA. E poi c'è la scoperta di un territorio che, ahimè, semi sconosciuto e che io stesso per primo ho scoperto, ho trovato che c'era tanta roba, come si dice, e soprattutto legato alla testimonianza di questo grande santo che dopo 1500 anni ancora ha molto da insegnare. Adesso tocca a te. Ah, la domanda. Allora, la mia domanda è questa. Dall'altra parte, no? Come ci si senta ad accogliere i pellegrini quando arrivano ad Arpino, che cosa gli si chiede, cosa si fa e che sensazioni si provano? Allora, accogliere il pellegrino, devo dire, è una delle più belle esperienze che si possa fare nella vita, per due motivi. Uno, perché non sai chi hai di fronte, tanto può essere una persona che non recepisce, che prende le distanze subito, e lo capisci come nell'amore nei primi 3 secondi. Invece nel 99,9% trovi delle persone pronte, aperte a farsi conoscere e a conoscere, quindi curiose. Devo dire, un'esperienza bellissima. Domanda tua. Domanda mia. Adesso 11 anni, no? Che cosa serve per diventare maggiorenni per questo cammino? Allora, il cammino ormai da un po' che cammina con le sue gambe. Allora, vabbè, io un po' ho fatto da papà questo cammino e devo dire, l'ho visto nascere, l'ho pensato, concepito, visto nascere, visto crescere. È chiaro che da solo, se fossi da solo, non potrebbe succedere quello che sta succedendo. Cioè, le tante, ormai mille iniziative che nascono sul cammino, ultima proprio quella del vlogging, che continua a riscuotere insomma tanto successo. Quindi il cammino sta andando con le sue gambe, ovviamente c'è una regia, cerco ancora di svolgere una regia per coordinare il tutto, però devo dire che grazie ai tanti volontari, tanti amici del cammino, insomma ormai si sta avviando verso la maggiorità. Domanda mia, allora, dalla parte sempre di chi riceve, chi accoglie, l'idea del vlogging ha avuto molto successo, è riuscito a riscuotere anche tanto interesse, a coinvolgere i territori. Credo che sia un piccolo miracolo, perché non è così facile mettere insieme le persone. Credo che in nome del cammino si siano unite le forze, no? Si siano superate anche tante difficoltà proprio in nome di un progetto comune. Cosa sogni per il cammino? Idee che ti vengono in mente, o magari anche facendoti portavoce del tuo territorio, che cosa pensi si potrebbe fare o che cosa vuole in pentola, se si può dire? Allora, la cosa che stiamo facendo è unire i puntini, cioè stiamo veramente, attraverso anche gli amici del cammino, ma attraverso le amministrazioni pubbliche e private, di far capire quello che era un po' il tuo messaggio, che il cammino è nostro e lo dobbiamo gestire, lo dobbiamo curare, lo dobbiamo animare noi e non aspettare che lo faccia qualcun altro. Ecco, questo è quello che penso che debba essere, e il blogging è un esempio di questo. Mi è piaciuto molto perché è nato spontaneamente, devo dire, era una parola che non conoscevo. Grazie a mia figlia ho conosciuto la parola blogging, che poi abbiamo sottotitolato in Cammina e Raccogli, che è ancora più da pellegrino, diciamo, ma in realtà è per le persone del posto ed è anche una cura per il territorio, per la propria salute, perché fare vlogging significa il giorno dopo avere dolori da tutte le parti, perché insomma noi abbiamo raccolto circa 70-80 buste di immondizia, 5 televisori. Oggi noi siamo qui a Milano, ma ad Arpino erano 40 persone a pulire un tratto del cammino che passa vicino all'Acropoli di Civitavecchia, che è un bene unico al mondo. L'ultima domanda. Vai! Dove vai dopo questa fiera? Che fai? Continuerò a camminare, insomma, per quanto possibile. Molti mi chiedono che progetti hai, nuovi cammini in cantiere. No, allora, credo che
prima di creare cose nuove bisogna coltivare quello che c'è, c'è tanto da fare, c'è tanta carne al fuoco, quindi cerchiamo di fare crescere tutto quello che c'è e continuiamo insomma a coltivare iniziative come quella del blogging e tutte le altre iniziative che potranno nascere sul cammino. Credo che avrà sempre più forza di coinvolgimento nei territori, quindi come mi piace dire, avanti tutto e buon cammino. Allora, grazie anche al cameraman eccezionale che per la prima intervista reciproca.